4 miliardi e mezzo di euro. È la stima del danno causato alla filiera della montagna dalla mancata ripartenza degli impianti sciistici, secondo il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che ha citato un documento condiviso dalle regioni interessate. Regioni tra le quali figura ovviamente anche la Lombardia. Ieri Garavaglia si è incontrato con il governatore lombardo Attilio Fontana e al termine della riunione ha parlato espressamente di risarcimento del danno. Qui c'è stato un danno recato da una scelta del governo e i danni vanno indennizzati. Non bisogna parlare di ristori, bisogna parlare di indennizzo quando si reca un danno. Questo è quanto. La montagna finora è stata dimenticata. Alla montagna non è arrivato nulla finora, se non qualche briciola. E come ci è stato spiegato, ci sono alberghi che non hanno lavorato per 10 mesi, ci sono stagionali che quest'anno non avranno la possibilità di lavorare. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha definito schizofrenico il sistema che gestisce i colori delle regioni, le chiusure e le riaperture. Credo che il nuovo governo dovrà rimettere mano alle modalità con cui ai tempi e alle modalità con cui si determinano i cambiamenti di colore, le possibilità di apertura e di chiusura, perché così mi sembra veramente un po' troppo schizofrenico e soprattutto è stato dimostrato che non va nella direzione di contrastare efficacemente l'epidemia.